Aiuto. Aiuto. Help. Cavatemi gli occhi. Aiutatemi a non assistere più a cose del genere. Ormai guardare la partita del Napoli pre, durante e post gara è qualcosa di agghiacciante. Agghiacciante quello che fanno. Agghiacciante quello che dicono. No, ma veramente. Ma poi mi chiedo, cioè, tu dopo aver visto una serie del genere, ma tu come fai a fare un'analisi senza, cioè, obiettiva, dove tu cerchi di analizzare e capire cosa hai appena visto, cosa i tuoi occhi ti vogliono comunicare e ti hanno comunicato? Cioè, veramente è un'impresa, è un'impresa. E io già so che non ci riuscirò. Non ce la farò. Che dai, cioè, da dove vuoi iniziare? Cioè, lì per lì, la prima cosa è ti balza all'occhio. Anche perché come i ricordi di un trauma mi stanno tornando in mente. I vari falli che ci sono stati in questa gara, soprattutto da parte della Roma, dei giocatori della Roma. Però alla fine tu vedi due espulsioni nel Napoli. Quindi tu, la prima domanda che ti fai: come è possibile una cosa del genere? È possibilissimo, perché poi Mourinho, cioè, se l'è proprio apparecchiata questa partita dal primo all'ultimo minuto, e la dimostrazione è avvenuta proprio quando sono riusciti a segnare il primo gol, dove praticamente c'è stata proprio una mossa che ti ha proprio comunicato: ah, sta andando tutto secondo il mio piano. Lui aveva già pronti tutti i cambi per andare a sostituire gli ammoniti, quindi ha risistemato tutto, perché l'obiettivo era quello, era far innervosire la gara, e ce l'ha fatta e se l'è portata a casa. E noi, oh, come ci siamo cascati, diciamo così, per dirla in maniera pulita, ci siamo cascati. Perché poi la reazione di Politano è ridicola, cioè tu ti prendi il fallo tattico e quello ti ferma. Che cosa scalci? Cosa scalci? Poi Victor, con tutta la buona volontà, che si va prima a prendere la prima ammonizione per andare a recuperare. L'hai fatta una volta, la seconda, cioè, già stiamo in una situazione tragica. Mo non sarebbe cambiato niente, però pure quello ci ha fatto di un finale dove, tra l'infortunio di Nathan e i vari cambi di Mazzarri, abbiamo visto un finale che, ma neanche in una partita a calcetto oggi ho visto una cosa del genere. Una cosa talmente tanto imbarazzante che, ma faccio fatica a spiegarmi. Però vorrei dire andiamo avanti, ma in un, cioè, io avanti non lo so. Come andiamo avanti da questa situazione? Come si va avanti? Si continua a dire, però stiamo ripetendo da quando è arrivato Mazzarri, si iniziano a vedere delle, vedi, è ritornato, perché poi hai giocato con tante motivazioni, alla fine ci hanno portato. Mazzarri, questa è l'ottava partita, se non erro, ottava partita. E io ripeto, non te la puoi prendere con Mazzarri, ma la dimostrazione è palese che il problema non è a livello di allenatore, non è l'allenatore il problema, ormai è chiaro a tutti. Perché poi cioè, stiamo facendo una cosa anche abbastanza strana, che nel calcio di solito non si verifica così. Anzi, di solito quando c'è il cambio allenatore, i giocatori vogliono dimostrare ancora di più di essere all'altezza. E quindi molto spesso nel calcio succede che
quando cambi l'allenatore, la squadra almeno fa meglio, inizia a fare meglio rispetto alla passata gestione. Cioè, qua stiamo facendo peggio. Ragazzi, lo dicono i risultati. Cioè, 8 partite, sconfitte, solo sconfitte, tutti gli scontri diretti persi. Abbiamo avuto la soddisfazione con l'Atalanta, col Braga e con il Cagliari. Questa è stata... cioè, negli ultimi 3 giorni abbiamo assistito a 4-0 del Frosinone e 2-0 a Roma con 2 espulsi. Un finale che no, è imbarazzante, non riesco neanche a descriverlo. Quindi siamo... cioè, se prima stavamo nel baratro, dopo il cambio di allenatore siamo finiti proprio all'inferno. Cioè, siamo proprio all'inferno. Là sta il diavolo con forchettone a mano che è sempre lì pronto a punzecchiarti. Io so soltanto che se ci seguite su Instagram, ogni volta ormai sto mettendo la storia a fine primo tempo. Ennesima partita dove si finisce con il 69-70% in su di possesso palla e 0 tiri in porta. L'avversario, che la legge del bel gioco dice che se tu c'hai il possesso palla stai giocando bene, l'avversario che c'ha solo il 30% di possesso palla in media, avversario del Napoli, oggi per esempio la Roma a fine del primo tempo c'aveva una traversa presa da Bove e una parata miracolosa di Meret, che stasera ha letteralmente ci ha veramente salvato da una... già abbiamo fatta, perché poi salvate un parolone, perché questa è una figura incredibile, però il risultato sarebbe stato molto ma molto più largo. Cioè, Meret ha fatto 4-5 parate decisive. Cioè, sta partita poteva finire 6-0 per la Roma. Rendiamoci conto. E io mi ricordo 2 parate di Rui Patricio in tutta la gara. Come si fa? Come si fa, ragazzi, a non rendersi conto che c'è qualcosa che non va nel modo di vedere calcio, che ha questa squadra, che ha la società e che ha a questo punto anche noi, ci dobbiamo mettere anche noi, perché noi piazza, noi ci mette anche i giornalisti, proprio l'ambiente Napoli, cioè noi siamo veramente convinti che questo è giocare bene, cioè noi abbiamo giocato bene stasera, perché poi ho letto la Roma alla fine si è chiusa, ha fatto quello che ha fatto, solo falli, sì, ma noi... questo secondo voi significa giocare bene? Cioè fare possesso palla sterile dove i giocatori non si prendono la responsabilità e finire il primo tempo con 0 tiri in porta e il secondo tempo con 2 tiri in porta, tra parentesi 2 tiri sono quel tiro di Kvara che ormai al 53esimo me lo so segnato, non ci ha visto più, hai detto a fare tiro. E poi il tiro di Caiuste, se non erro, è stato contato. Per il resto, cioè, veramente, se conoscete il meme di Spalletti che gira sui social, veramente, ha già fatto solo sta faccia qua, perché tu ti specchi. Cioè, ormai il Napoli, le partite di Napoli, si specchia. Guardiamo sempre le stesse partite. Noi ci specchiamo, ci pettiniamo, come siamo bene, la passo a Kvara, la passa a Zielinski, facciamo le azioni, ci torniamo indietro, e gli altri invece lancio lungo, tiro, traversa, sponda, arriva il pallone a Bove, traversa, cioè noi siamo convinti che questo è giocare bene, purtroppo non è così. Secondo me, poi ognuno è libero di pensarla come vuole, ma io non mi diverto, cioè se voi vi divertite a guardare questa roba, io non mi diverto, ma proprio zero, ma proprio per niente, anzi oggi per velocità di gioco mi sono venuti i ricordi della gestione Gattuso, soprattutto del primo anno, perché poi
Gattuso piano piano si è evoluto anche lui, ma io mi ricordo il primo Gattuso porta a Napoli questo gioco dove tu devi ragionare su ogni cavolo di passaggio, ogni giocatore non gioca mai di prima, stoppa, alza la testa, dove sta il compagno, aspetta la 2 a lui, no però è marcato, aspetta forse la 2 a quella, no però quello c'ha due uomini, aspetta dove sta quello libero. E mo già diventa Mazzarri. Scusatemi, cosa mi stai facendo? Cosa serve questa cosa qua? Oggi abbiamo visto questo. Ormai i giocatori cambiano idea talmente tante volte che l'azione sfila. Cioè, quante volte possiamo, abbiamo lo spazio, invece no, aspettiamo. Aspettiamo la Roma che ritorni dietro, perché noi dobbiamo ricostruire dal basso. C'è sto spa. Vai, batti questa cazzo di rimessa laterale. Scusate, mi è scappata una parolaccia. Mamma mia. No, meglio che chiudo qua questo video, perché sono troppo scosso, ragazzi. Sono troppo scosso. Cercherò di essere più lucido nel video delle pagelle che faremo, che farò con Tatsuna, uscirà domani, non ve lo perdete. Iscrivetevi, lasciate un like, fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate voi. Non c'è il rigore su Osimhen, secondo me. Poi ditemi la vostra, per me non c'è il rigore, perché è troppo libero. Victor in quella situazione, per come vedo io il calcio, glielo direi proprio in faccia: Victor, ma tu hai superato l'uomo, sei in area di rigore, hai da solo davanti a te Mancini, ti sei sentito toccare da Paredes, ti ha sfiorato, si vede nel replay, pure se hai sentito una botta. Oh, ma che si fa te carta pesta? Stai là, stai in area. C'è Rui Patrício che ti sta guardando, c'è Mancini, c'hai due scelte, o superi Mancini oppure tiri di primo. Wow, puoi fare tantissime cose in aria, un attaccante. Cioè, l'idea di ok, ma mi prendo il calcio di rigore, ma muoio a terra così mi dà il rigore, e deve essere proprio l'ultima delle scelte per me, per un attaccante. Quindi per me è erroraccio di Victor in quella situazione. E vabbè, forza Napoli sempre, ma giù.